Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Litto e benvenuti su Kingdom Hearts Union Cross che decide di funzionare quando pare a lui. Questa mattina, ok, ci siamo. Questa mattina, 28 luglio 2017, abbiamo ricevuto un update dei contenuti di gioco. È un update poco sostanziale, per questo motivo già mi scuso in partenza di come sarà questo video perché essenzialmente questo video sarà un po' un lamento di quello che ci è dato in questo momento dalla parte di Square Enix. Perché? Andiamo a vederlo immediatamente. Menu. Other notices, abbiamo un'unica notizia, il che già ci fa capire che la cosa non andrà a finire molto bene. New Falling Price Deal. Ora, Square Enix, perché mai dovresti rilasciare un Falling Price Deal con una nuova medaglia? Per carità, due nuove medaglie, scusatemi. Tra l'altro, due medaglie molto molto interessanti. Qua ovviamente si blocca, devo capire perché si blocca, ragazzi. Molto interessanti, certo, ma perché mai mi devi rilasciare una medaglia del genere adesso senza una high score challenge e senza niente di veramente interessante all'interno del gioco come appunto un evento, qualcosa di correlato a questa medaglia? Non lo so, difficilmente mi lamento quando gioco a questo gioco perché sono consapevole del fatto che il gioco sia quello che è, nel senso è un pay to win, clamorosamente è ovvio che lo sia, però a questi livelli credo che ci siamo arrivati veramente poche volte, dove ci viene dato un banner nudo senza nemmeno un evento correlato, veramente una tristezza ai limiti dell'indecente. Ma andiamo a vedere di che cosa si tratta. La formula dei Falling Price Deal, ragazzi, è sempre la solita, quindi il banner costa un tot di gioielli a seconda del pool che stiamo facendo, quindi ogni pool calerà di una serie di gioielli fino ad arrivare al quinto pool, dove i pool costeranno 1900 jewels da quel pool in poi. Dopodiché ci dice che ci garantisce almeno una tier 4 o tier 5 pre-strengthened, quindi rinforzata tra gli 1 e i 3 orbs attivati, vabbè, è la solita. Dopodiché ci dice che vengono introdotte due nuove medaglie, Aegis di Ventus e ESP Ansem. L'unico dei due per cui secondo me vale veramente la pena spendere delle parole è Aegis di Ventus, ma di per sé il banner, ragazzi, è un no clamoroso. Non pullate, non fatelo. Se avete i jewels e non avete ancora preso 0.2 Kairi, andate per lei, perché a sto punto non ne vale assolutamente la pena. È un banner veramente iper mediocre, nel senso che ne abbiamo già visti tanti di questo tipo. Tanti ne torneranno, quindi lasciate assolutamente perdere. Assolutamente doveva però essere un Falling Price Deal questo giro, perché dopo questo banner di Kairi difficilmente la gente avrebbe pullato. Hanno pensato bene che magari con un Falling Price Deal avrebbero ricatturato l'attenzione di tutti quanti. Però vabbè, dura una settimana, il solito. Dopodiché ci dice che questi sono i dettagli dei jewels, la scala, come vi dicevo, si parte da 3000, si va fino a 1900 jewels, dopodiché ogni pool costerà 1900 jewels, dopodiché ci dice che ogni, vabbè, ci ripete le solite cose, dopodiché ci dice che abbiamo delle possibilità di pescare o Aegis di Ventus o ESP Ansem, ma soprattutto entrambi, tutte le volte che li otterremo con 3 orbs. Vabbè, niente di nuovo, è la solita cosa. E dice soprattutto che non è uno di quei pool per cui c'è la medaglia garantita, quindi un Mercy Pool garantita entro un tot di pool, ma le medaglie droppano casualmente, motivo per cui io starei ancora più alla larga se state cercando queste due. Tanto torneranno mentre starete inseguendo altre medaglie, come per me è successo con Malefica Drago nel banner di Kairi, dove non era garantita, dove non se ne parlava nemmeno. Eppure, dato che nel sistema di pool, come queste due medaglie lo saranno, attenzione, non ne vale la pena assolutamente di pullare. Se avete dei soldi da buttare, fatelo. È il momento migliore perché comunque costa di meno degli altri. Ma per tutti gli altri, se ci tenete i vostri soldi, state assolutamente alla larga, non ne vale la pena. Andiamo a vedere, sono due medaglie entrambe tier 5. Allora, Aegis di Ventus è Speed Upright, e ci dice che colpisce 11 con 11 colpi. Fa più male in base a quante medaglie sono state utilizzate in successione. Ma il punto fondamentale che la rende una medaglia interessante è il fatto che faccia meno 2 di difesa a tutti i nemici. E non è come Malefica Drago che ci infliggerà un. Non è in cambio di HP, non è in cambio della vita, ma questo qua lo fa e basta. Per 3 gauge cost è veramente una medaglia buona, ma ripeto, non ne vale la pena in sé il banner. Ma ormai l'avrete capito. Dopodiché, ESP Ansem è reversed
Power e ci dice che colpisce con 7 colpi, aumenta la strength di un tiro per 3 turni, abbassa la difesa di tutti i nemici di un tiro per 3 turni e infligge più danni in base al posizionamento nel Keyblade. Costa 3, colpisce tutti. È interessante, ma anche no. Cioè, se noi siamo competitivi e cerchiamo delle medaglie che ci facciano andare avanti decentemente negli eventi o decentemente nel Colosseo, vogliamo vincere in un turno e non in tre. Vabbè, magari con un double attack a suo tempo, quando ci uscirà, sarà una medaglia interessante. Fino ad allora la lascio volentieri lì. E dopodiché, ragazzi, basta. Questo era il tweet che abbiamo ricevuto questa notte e la notice che abbiamo ricevuto questa notte. Assolutamente sono rimasto molto deluso, ma non tanto perché ci droppino il banner e basta. Vabbè, quello lo sappiamo che ormai Square Enix si sta appropriando di tutti i soldi possibili, perché sa che può giocare su questi fattori. Ormai hanno catturato tutti quei giocatori che già hanno speso dei soldi e continueranno a farlo. Però e la vera delusione è che ho fatto un download l'altra sera, anzi è stata l'altra mattina, probabilmente tra la giornata di Olette e la giornata del Sea Salt Ice Cream, quindi presumo fosse ieri mattina alle 8 di mattina, tra le 8 e le 9 di mattina. C'è stato un aggiornamento, tra l'altro che intelligenza come timing a metterlo proprio negli ultimi 5 minuti dell'evento. Vabbè, Square Enix, stai sbagliando un po' troppe cose, mi sembra, ultimamente. Spero che il tiro riprenda quando finiranno le ferie per gli employees alla Square Enix. Ovviamente spero che non siano in ferie veramente per fare questo lavoro. Vabbè, lasciamo perdere. E che dire, ho fatto questo download mega, l'ho fatto tra l'altro fuori dal wifi, quindi ho detto vabbè, ne varrà la pena sicuramente domani, quando uscirà il nuovo banner, uscirà la nuova High Score Challenge, uscirà magari un nuovo evento. E invece così non è stato, non abbiamo ricevuto nulla ed è tutto quello che abbiamo è qua. Tra l'altro c'è un errore, non so se l'hanno fixato, ci dice qua in alto che il Falling Price Deal is here along with 3 new tier 5 medals. In realtà non sono 3, qualcuno suppone che abbiano detto 3 perché nell'immagine del banner siano in 3. Spero che non sia veramente così, se no ragazzi siamo veramente messi malissimo. Purtroppo spero che non sia così, perché abbiamo 1, 2, 3. Magari chi è addetto a scrivere queste cose in home page non è lo stesso che è addetto a fare le grafiche, magari non sanno niente del gioco, quindi non sanno che questi due sono un'unica medaglia. Questa qua è una seconda medaglia e basta, non c'è nessuna terza medaglia e non è nemmeno nascosta probabilmente nei pool. È semplicemente un errore di battitura, come ne stiamo vedendo tanti negli ultimi mesi, e non posso fare altro che dire che mi dispiace e spero che il tiro cambi assolutamente, anche in fretta. Comunque ragazzi, questo video, per corto che fosse, finisce qua purtroppo. Se avete apprezzato, lasciate un like e magari lasciatemi un bel commento per farmi capire che se non altro vi interessano questi video riguardanti gli update. E niente ragazzi, che dire, se volete vedere i prossimi video riguardanti sempre gli update o vedere tutto il resto dei contenuti, vedo che ultimamente stiamo tirando veramente tanto, abbiamo sorpassato i 40 iscritti, grazie mille ragazzi, non posso fare altro che ringraziarvi. Siamo d'estate dove la gente dovrebbe guardare di meno, invece stiamo facendo dei bei numeri, dei numeri veramente interessanti, il che mi fa veramente tanto piacere. E direi che noi ci vediamo ragazzi comunque in un prossimo video riguardante Kingdom Hearts Union Cross, ma vi anticipo che ho finito tutti i miei impegni sostanziosi, quindi settimana prossima arriva una piccola sorpresa sulla saga di Kingdom Hearts in generale. E che dire, iscrivetevi per non perdervelo e noi ci vediamo in un prossimo video. Alla prossima e ciao ciao ciao.